promuovere il benessere fisico dei giovani e prevenire disturbi e patologie legati ad uno stile di vita non salutare. Sono questi temi che verranno approfonditi nella prima conferenza europea sulla salute dei giovani, organizzata dal ministro della Gioventù Giorgia Meloni. Noi abbiamo voluto ospitare con forza questa prima conferenza europea sulla salute dei giovani perché riteniamo che sia una delle grandi questioni sulle quali l'Europa può misurare la sua capacità strategica. Ci sono sicuramente delle iniziative messe in piedi dai singoli governi che possono essere replicate e valorizzate e che possono essere frutto di interscambio. C'è sicuramente la necessità di coinvolgere direttamente le giovani generazioni e non è un caso che a questa conferenza partecipino anche il Forum Europeo, il Forum Italiano dei Giovani, perché poi la questione della salute in rapporto alle giovani generazioni è prevalentemente una questione culturale. L'iniziativa, che si svolgerà a Roma dal 16 al 18 giugno, sarà articolata in 4 sessioni tematiche: educazione sessuale, disturbi del comportamento alimentare, educazione alimentare ed educazione al benessere dei giovani. Ministro, questa è un'iniziativa che mette in evidenza l'impegno del governo italiano, ma che si inserisce anche in un progetto europeo. Quale? Beh, quello di affrontare la questione del rapporto tra i giovani e la salute, che vuol dire tante cose, significa rapporto con una sessualità consapevole, quindi malattie sessualmente trasmissibili, significa stili di vita sani e quindi lotta alla droga, lotta all'abuso di alcol, ma anche sport, significa lotta ai disturbi dell'alimentazione, quindi anoressia, bulimia, che sono fenomeni assolutamente crescenti nella nostra società, in generale un piano che, se vogliamo, è più culturale che sanitario. Pierluigi Celli, direttore centrale della LUIS, una conferenza importante ospitata nella sua sede? Ma dico, le università sono un luogo ideale per fare degli incontri che in qualche modo soprattutto servono ai ragazzi, perché temi di questo tipo sono temi che loro avvertono a pelle e purtroppo non sempre ci sono persone che se ne occupano. E credo che l'università sia un contesto in cui non solo ci se ne può occupare, ma bisognerebbe occuparsene sistematicamente. La conferenza europea di Roma vedrà la partecipazione di relatori ed esperti che si confronteranno nel campo della salute giovanile insieme ad esponenti istituzionali, rappresentanti della Commissione europea e rappresentanti di tutti i forum nazionali giovani. Il Ministero della Gioventù, Commissione europea e Forum nazionale dei giovani, insieme all'Agenzia nazionale dei giovani, hanno coorganizzato insieme questa importante iniziativa, e questo per noi è un giorno molto importante perché finalmente traduciamo in fatti concreti tante parole che in questi anni abbiamo sentito. Credo che questa conferenza sia la testimonianza che i giovani possono essere responsabilizzati senza bisogno che gli arrivino dall'alto delle sollecitazioni in questo senso. Le risultanze di questa conferenza potrebbero e dovrebbero essere un impegno, soprattutto dal punto di vista culturale, per chi poi nelle istituzioni ha il compito di tradurle in pratica. Noi, come Agenzia Nazionale per i Giovani, attuiamo un programma della Commissione europea che si chiama Gioventù in Azione, che ha la promozione degli stili di vita sani fra le proprie priorità.